Un grande fotografo afferma questo, che le migliori fotografie ti devono suscitare delle domande, non ti devono dare delle risposte. Queste sono le migliori fotografie. Quando guardi una foto e ti fa porre una domanda, quella è una grande foto. Si tratta di immagini che ci catturano e ci portano in un viaggio mentale, lasciandoci in uno stato meraviglioso di mistero. Si tratta di istinto e creatività. Se ti emoziona quello scatto, allora fai quella foto. La fotografia è molto più di un semplice atto di catturare un momento. Si tratta di creare un'esperienza che stimoli la nostra immaginazione. Come artisti visivi, dobbiamo andare oltre la mera registrazione di ciò che vediamo e cercare di trasmettere emozioni, pensieri e concetti attraverso l'immagine. Un altro concetto che voglio esplorare in questo video è che non è lo strumento che abbiamo tra le mani a fare la differenza, a creare delle belle fotografie, ma è sempre la nostra visione, quindi la nostra capacità di vedere e di interpretare il mondo. Un concetto che ci tengo sempre a dire nei miei video è che gli strumenti, l'attrezzatura, ad esempio con l'iPhone 15, che oggi vedrete tutto il video fatto con iPhone 15, non è quello l'importante. L'attrezzatura non è mai la cosa principale di quando si fa fotografia, ok? Quindi dimentichiamoci l'ultima camera appena uscita, l'ultimo iPhone, l'ultimo modello di iPhone, non è quella la cosa importante, ma come dicevo prima, l'importante è il messaggio che vogliamo dare attraverso le nostre fotografie. Una cosa che non posso mai, che mi è successa proprio qualche giorno fa, sono andato a stampare delle fotografie che avevo fatto, fotografie che secondo me credo che siano molto belle e interessanti. La prima cosa che mi hanno chiesto quando hanno visto le stampe, chi stampava il negozio, insomma, che stampava le fotografie, la prima cosa che mi ha chiesto non è stato lì a vedere la foto, mi ha chiesto da un'esperienza dove ero stato, dove avevo scattato quella foto, in che contesto, l'emozione, insomma, qualcosa del genere. Ma la prima domanda che mi ha fatto il negoziante, mi ha chiesto quale modello di fotocamera usavo. E questa cosa qui mi ha fatto capire quanto siamo attaccati a questa cosa dell'attrezzatura, ok? Un iPhone, una Sony, una Fujifilm, una Ricoh, una Panasonic, una Canon, non è mai importante. La nostra visione è importante, quindi questo, ci tengo tanto a questa cosa qui. E come ad esempio un'analogia che potrei fare, una metafora, diciamo che è come quando un musicista
utilizza più strumenti per fare la sua musica, ok? Io ad esempio faccio la stessa cosa con la fotografia, posso usare un iPhone per fare fotografia, posso usare una Sony, posso usare una Fujifilm, dipende da quella giornata cosa mi ispira di più. Se mi ispira più un iPhone per fare fotografia, per fare video, mi ispira più una macchina fotografica, dipende da quella giornata, che in che situazione mi trovo, ok? Qual è la mia visione in quel momento, e posso utilizzare diverse attrezzature, ma non è mai quella la cosa importante. L'ultima cosa che vorrei dire in questo video è che non prendetevi troppo sul serio, ragazzi. Cioè, quando si parla di fotografia, sono fotografie, è fotografia, sono attrezzature. Perché siete così seri quando parlate di questi argomenti? Siete lì nello studio, criticate un fotografo, criticate un videomaker? No, perché io la fotocamera è migliore della tua? No, perché l'iPhone 15 è migliore del 14, il 13 non serve? Cioè, tutti questi ragionamenti molto molto noiosi. E fotografia, ragazzi, arte, divertiamoci con questa cosa. Cioè, è questo il messaggio che vorrei far passare in questo video. È soltanto uno strumento. Un iPhone è uno strumento, una fotocamera è uno strumento. Ci tenevo anche a dire questa cosa: non per forza devi avere l'ultimo modello dell'iPhone, iPhone 15 Pro Max, non per forza devi averlo. Ricordo che appena sono usciti, sono andati a ruba questi iPhone, ma io ci scommetto che forse l'1% di quelle persone che ha comprato l'iPhone gli serve davvero. Perché la maggior parte delle persone vuole seguire soltanto una moda, ok? Io ci scommetto che tutte queste persone che hanno comprato un iPhone 15 Pro Max non gli serve ad un emerito, scusate la parola, cazzo, perché davvero non serve. Cioè, a meno che non lo usi proprio di lavoro, sei un videomaker, sei un fotografo, sei un content creator, allora hai bisogno di uno strumento che ti può permettere di raggiungere un determinato tipo di livello, se no non ti serve, capito? Cioè, se l'anno prossimo uscirà il 16, il 17, non fare quella corsa a comprare l'ultimo modello, non ti serve. Cioè, questo telefono, questo iPhone, non è adatto a tutti. Cioè, mettetevelo proprio in testa, non è adatto a tutti. Cioè, chi sa un qualcosina dei principi della fotografia, del videomaking, allora può permettersi di usarlo, ma chi non ci lavora, è inutile avere questo ultimo modello di iPhone. Comunque tutti i birolli video che hai visto in questo video sono stati girati con questo bellissimo iPhone. Infine, l'ultimo messaggio che voglio condividere con te oggi in questo video è questo. Questo non è solo un video sulla recensione di un telefono per farvi vedere quanto è performante, ma un invito ad esplorare la profondità della fotografia come forma d'arte. Spero che questo viaggio con me oggi vi ispiri a guardare oltre le specifiche tecniche e ad apprezzare la bellezza intrinseca della fotografia. Grazie a tutti per essere stati con me, un abbraccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video.